Oggi vi porto nel mio laboratorio e andiamo ad osservare come realizziamo il caramello per i nostri prodotti da pasticceria. Tutto il metodo di lavorazione dove poi possiamo arrivare anche a realizzare delle crostate del genere, la nostra crostata Snickers, dove vedremo il caramello e tutto il procedimento che noi facciamo abitualmente in pasticceria, nel laboratorio, per poi realizzare prodotti del genere. Vediamo un po'. Siamo pronti per realizzare il caramello, quindi ci diamo il via con Giada. Lei andrà ad eseguire quello che fa in produzione quando realizziamo il caramello. Chiaramente faremo un dosaggio leggermente un po' più piccolo, ma andremo a vedere come lavora chiaramente il caramello per la sua realizzazione, per le diverse preparazioni che poi hanno come elemento di base il caramello, giusto? Iniziamo. Qui andiamo ad inserire la panna al 35% di materia grassa che andiamo a preriscaldare. Andiamo ad inserire fra poco un po' di vaniglia, ma nel frattempo andiamo anche ad inserire un po' di zucchero semolato all'interno del pentolone. Come notiamo, comunque abbiamo il pentolone dove andiamo ad inserire lo zucchero, che inseriamo un po' per volta, questo per permettere allo zucchero, no, di fondersi e di dare modo poi di distribuirsi per bene e permettere allo zucchero che andremo poi ad aggiungere in supplemento di fondersi gradualmente. È molto importante comunque avere due dimensioni diverse. Perché? Perché la panna, nel momento in cui andremo ad inserirlo poi all'interno dello zucchero fuso, caramellato e caldo, tenderà a risalire e quindi noi vogliamo far sì che non ci bruciamo e quindi di conseguenza dobbiamo creare un caramello fatto come si deve. Adesso aspettiamo che si fonde lo zucchero e nel frattempo che dice? Andiamo ad inserire la vaniglia all'interno della panna? Ok. Qui come vaniglia abbiamo sempre la solita diciamo vaniglia che andiamo ad utilizzare, che è la vaniglia Madagascar. Questo per dare anche un aroma un po' più dolce. Una cosa molto interessante ed importante quando andiamo a realizzare il caramello, non inserendo il tutto subito, è quello di andare a, diciamo, ruotare il tutto sulla piastra in modo tale che lui si possa muovere, in modo tale che non rimane fermo, perché può rischiare anche di bruciarsi, e quindi lo andiamo a mescolare così in modo tale che si fonde gradualmente. È chiaro che dobbiamo aspettare che lo zucchero, la prima parte di zucchero vada a fondersi, così che poi possiamo andare ad inserire il resto e velocizzare la procedura. Una volta che lo zucchero ha iniziato a fondersi, possiamo andare ad inserire anche l'altra parte di zucchero per aiutare a far fondere il tutto. Adesso che sta iniziando a fondersi, diciamo, tutto lo zucchero e ha iniziato a prendere un color nocciola, ovvero un caramello biondo, possiamo andare ad inserire l'ultima parte dello zucchero, così, e si fonderà molto velocemente. Una volta che il caramello è arrivato ad avere un color nocciola, possiamo andare ad inserire la panna calda e fusa su in superficie. Qui vediamo proprio il ribollire dello zucchero che risale su come reazione chimica per via dello shock termico da parte di panna e zucchero, la panna a 100 gradi, lo zucchero a 175-180 ed ecco che risale su. Adesso facciamo scaldare per un po' anche a fiamma spenta il tutto in modo tale che la panna possa incorporarsi per bene e dopodiché andiamo a fare un'emulsione, no, del tutto con il burro e faremo cristallizzare, ovvero più che cristallizzare, riposare il tutto per 12 ore in frigorifero. Noi useremo l'abbattitore in modo tale che lui possa scendere subito di temperatura e non entrare caldo in frigo, però per aiutare poi anche la sua fase di ripresa, no? In modo tale che possa essere ben consistente. Ci siamo? Ok. Possiamo prendere qui il contenitore. Vai. Adesso Giada che cosa fa? Fa una azione importantissima, che è quella dell'emulsione. Non deve incorporare bolle d'aria ed è adesso unire quello che è il burro, che sarà l'elemento che darà cremosità e darà anche una struttura al nostro caramello, perché il burro, una volta che andrà a raffreddarsi, permetterà poi di dare corpo al nostro caramello, altrimenti avremo solamente una salsa di caramello mou. E quindi andremo ad aggiungere il tutto un po' per volta. Il burro in questo caso è freddo, così che possa
raffreddare anche il caramello che abbiamo realizzato ed entrare al meglio all'interno della preparazione. Il tutto senza incorporare bolle d'aria. Andiamo ad unire anche il sale per riuscire a dare anche quella sapidità maggiore, no? E rendere più interessante il caramello poi al palato. E come vediamo, il caramello è veramente ben emulsionato, lucido, brillante. Questo è un corretto caramello che bisogna realizzare se vogliamo fare bella figura e dare un'esplosione, chiaramente, il gusto del caramello ad ogni boccone. Ok, ci siamo. E adesso, con il caramello elaborato da Giada, ci vediamo fra 12 ore per vedere il risultato nel finale. Qui abbiamo le nostre crostate, ma non è l'obiettivo di questo appuntamento. L'obiettivo di questo appuntamento è vedere come ci organizziamo, no? In pasticceria, per poter poi farcire diverse preparazioni con il caramello. Adesso abbiamo fatto un quantitativo un po' più piccolo, ma il procedimento è questo. Noi poi abbiamo contenitori più grandi, da 3 litri, dove andiamo ad inserire poi il caramello che usiamo quotidianamente. Quindi dopo 12 ore, no? Che abbiamo realizzato il caramello, la consistenza è questa qui. Molto cremosa. A temperatura da frigorifero, quindi questo è molto piacevole nel momento in cui andiamo ad inserire all'interno di una crostata. E infatti voglio far vedere la consistenza di questo caramello nella realizzazione di una nostra crostata, che è una crostata Snickers molto semplice, che utilizziamo per poter realizzare 3 tartellette. Andremo ad utilizzare 3 tartellette e andremo a farcirla con del caramello e vediamo chiaramente tutta la fase di montaggio. Ora prendiamo una sac à poche e vediamo la consistenza al sacchetto con il nostro caramello. Ok, la consistenza attualmente è questa qui. Io posso andare a creare dei riccioli tranquillamente per capire la consistenza del mio caramello, che è meraviglioso, no? E adesso vado a farcire leggermente la base. Il caramello poi non deve essere troppo eccessivo, perché altrimenti diventa un po' troppo dolce, e lo zucchero, come il sale, se ce n'è troppo offusca un po' quello che poi è il gusto completo della torta. Prendiamo un po' di arachidi, prendiamo il nostro biscuit da produzione e glielo inseriamo qui. Un altro po' di caramello, mettiamo un altro biscuit, così che possiamo, diciamo, creare la base d'appoggio per la mousse di arachidi che abbiamo preparato. Poi dopo cosa facciamo? Con un dito andiamo a livellare la parte esterna, che poi andremo ad usare per inserire degli arachidi pralinati per fare il contorno della crostata. Grazie. Andiamo a livellare con un po' di caramello, così, giusto per far aderire poi la mousse. Dopodiché prendiamo un po' di sale, giusto un po', in modo leggero. Prendiamo le mousse e gliele poggiamo sopra. Qui abbiamo la nostra mousse di arachidi, che andiamo a levare via in maniera molto semplice. Andiamo a scaldare la parte esterna del nostro anello. Dopodiché versiamo la mousse sopra la crostata in questa maniera qui. E chiaramente nel frattempo, per staccare tutti gli altri inserti che abbiamo realizzato agli arachidi, Giada è venuta ad aiutarmi. E adesso lucidiamo. In questo caso, in pasticceria, per fare questo lavoro qui usiamo questo, che è una pistola che useremo per spruzzare la glassa neutra, per lucidare, così che la mousse non vada ad ossidarsi. E andiamo proprio così. Una volta lucidate, le passiamo in un'altra teglia. Se la frolla è ben fatta, rimane rigida e croccante. E dopodiché andiamo a prendere degli arachidi pralinati e glieli andiamo a mettere intorno in questa maniera qui. Poi andiamo a finire la torta con uno spuntone al centro, giocando un po' così, mettendo qualche arachide sparso qua e là. E poi andiamo giusto con qualche spuntone di caramello e voilà, le crostate sono pronte. Questo è l'utilizzo
che prende come protagonista il caramello che realizziamo per realizzare una delle nostre crostate. Noi abitualmente la facciamo in versione mignon per la nostra pasticceria, ma che può prendere tranquillamente una forma un po' più grande, creando delle torte di questa misura qui. Io direi che abbiamo visto e osservato come realizziamo il caramello, come organizziamo la lavorazione, la sua consistenza e quant'altro. Magari sotto in descrizione troverai un qualcosa che può fare a caso tuo se vorrai replicare questo caramello, e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao! Oggi vediamo come realizzare la nostra girella al mandarino, che può essere diversificata con altri ingredienti che poi vedrai lungo il video.